Direi che l'obiettivo di Putin è sempre quello di vincere tutto il piatto. Putin su questo è un giocatore d'azzardo, insomma. Tutto il E su questo è piatto. quello che bisogna. Sì, tendenzialmente sì, cioè, tutto il piatto non vuol dire annettersi l'Ucraina, perché voglio dire, non è che Putin viva nel mondo delle nuvole, però neutralizzare completamente e demilitarizzare l'Ucraina, tendenzialmente, renderla un posto non collegato in alcun modo all'Occidente. Su Il che questo, vuol secondo dire me, far Putin può saltare fare. Zelensky? Era questo l'obiettivo, no? Sì, questo può essere anche raggiunto con un accordo così umiliante per cui Zelensky poi dopo perda le elezioni immediatamente successive. Cioè non. Però il punto credo che per guardare questo, per capire come Putin, per immaginare di capire come Putin potrebbe ragionare in questo momento, credo che sia importante guardare fuori, cioè questi incontri con i cinesi. Questo sostegno cinese, che è stato ripreso, rimarcato oggi rispetto alla politica russa, è qualcosa che dà respiro, per così dire, a Putin. E Putin poi chiaramente conta sul fatto che ci sia un solco tra Stati Uniti e Europa, un solco tra governi e opinioni pubbliche in Europa e un solco tra Stati europei dentro l'Unione. Quindi lavora su più punti critici e ha diversi strumenti, poi dipenderà anche dalla nostra volontà non essere piegati, perché non è che dipende solo dai mezzi materiali. Chiaro.